I lavoratori della sanità, medici, infermieri, OSS, ausiliari, sono ripiombati nel caos pandemico della seconda fase da Covid-19. Questa mattina in piazzale Cinelli, di fronte all'azienda Marche Nord, hanno voluto far sentire la loro voce. Per questo i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL hanno scelto la via della mobilitazione, seguendo lo slogan pubblico per pubblico, lavoratori uniti per cure, servizi ai cittadini. Una partecipazione ridotta ma sentita nel rispetto delle norme anti-Covid, per chiedere il rinnovo del contratto nazionale per tutti i dipendenti pubblici bloccato dal 2018, la stabilizzazione del personale precario, la garanzia della sicurezza sui posti di lavoro e un piano straordinario di assunzioni, in modo da poter rafforzare anche i servizi. La stessa protesta oggi è avvenuta anche davanti agli ospedali di altre città marchigiane, da Ancona, Fermo, Civitanova, San Benedetto del Tronto, fino ad Ascoli. Siamo qui a Pesaro per chiedere sostanzialmente tre cose: il rinnovo del contratto nazionale di tutti i dipendenti pubblici che è bloccato dal 2018 come elemento fondamentale non solo per riconoscere un valore economico adeguato ai dipendenti che hanno paghe medie molto più basse di quelle europee, ma anche come strumento per valorizzare le professionalità che tutti i giorni ci garantiscono la salute, la sicurezza, l'istruzione e la tenuta del welfare sociale. Chiediamo la stabilizzazione di tutto il personale precario, cosa fondamentale soprattutto in ambiente sanitario per evitare la fuga dei operatori della sanità attratti dalla vicina Emilia-Romagna. Non ce lo possiamo permettere in una fase che rischia di tornare ai numeri di primavera come pressione sugli ospedali. Chiediamo la garanzia della sicurezza sul posto di lavoro, non devono mai mancare i dispositivi di protezione, deve essere garantita la formazione e un'adeguata sorveglianza sanitaria. E chiediamo un piano straordinario di assunzioni, perché dopo 10 anni, 11 di tagli alla pubblica amministrazione, la pandemia, se è servita a dimostrare qualcosa, ha dimostrato l'importanza del servizio pubblico. Abbiamo bisogno di più personale, di più risorse per garantire a tutti l'esercizio del diritto alla salute. In questo momento di pandemia i professionisti sono in prima linea, nonostante siamo senza contratto, quindi con un contratto scaduto da quasi 3 anni, a garantire assistenza sanitaria a tutta la cittadinanza. E chiediamo anche che ci siano appunto assunzioni straordinarie e anche stabilizzazioni del personale che già sta lavorando. Diciamo che a Marche Nord questa cosa già è partita, ma abbiamo bisogno di personale a tempo indeterminato, non solo di personale a tempo determinato.